Un cordiale saluto, benvenuti al nostro appuntamento con l'informazione di Crom TV. Apriamo parlando di povertà perché sono state 300.000 le persone aiutate dal Banco Alimentare l'anno scorso. Sentiamo il servizio di Bibiana Sudati. Cresce in Lombardia da parte dei bisognosi il ricorso alle derrate alimentari gratuite fornite dalla Fondazione Banco Alimentare, arrivate nel 2017 a 18.711 tonnellate, quando nel 2016 erano state 15.193. Il dato è contenuto in una ricerca effettuata dall'Università Cattolica presso le 1247 strutture caritative regionali partner dell'associazione. Secondo l'analisi, l'84,5% delle strutture non registra una diminuzione degli assistiti, anzi al contrario, tra questi il 34% rileva un aumento, tanto che nell'ultimo anno, grazie al lavoro sinergico con le associazioni del territorio, tra le quali appunto il Banco Alimentare, sono state assistite circa 300.000 persone. Fra nel territorio, a fronte di 47 sodalizi in attivo, sono 6.572 residenti che hanno potuto contare sul sostegno garantito dai gruppi. Ma nonostante lo sforzo immenso, solo il 5% di chi è stato assistito è riuscito lo scorso anno a uscire dalla povertà, causata soprattutto dalla mancanza di lavoro. Nuovo supermercato Conad a Cremona, domani stretta sulla decisione finale. Sentiamo il servizio di Lucilla Granata. Domani ultimo, sarebbe meglio dire penultimo atto di quella che ormai è diventata una telenovela. La Commissione Paesaggio dovrebbe infatti esprimersi definitivamente sul supermercato Conad di Via Giordano, una questione che ormai si trascina da parecchi mesi tra sospensioni, rinvii e richieste di vario genere. Penultimo atto però perché la Commissione è un organo consultivo che esprime un parere obbligatorio ma non vincolante e quindi la decisione finale spetterà comunque agli uffici comunali tra urbanistica, mobilità e edilizia privata. Intanto in città sono diversi i progetti di questo tipo in cantiere. Oltre alla Conad sono in fieri gli iter per alcune medie superfici, entro 2.500 metri quadri, accanto al Cremona Po e per altre due, di cui una alimentare, in via Postumi all'angolo della rotonda di Viale Concordia. Questioni che comunque, quando non fanno sorgere perplessità, sono comunque argomento di calde discussioni. Ancora una rapina in banca, non è bastato arrestare i quattro malviventi autori del colpo alla filiale di Viale Po a Cremona della Banca Popolare. Ora lo stesso istituto è finito di nuovo nel mirino. Questa volta però si è trattato dell'agenzia di Cava Tigozzi, presa d'assalto questa mattina. Ancora in fase di calcolo l'entità esatta del bottino, le indagini sono affidate ai carabinieri. Vandalismi, il centro di Cremona chiede più discipline e più controlli, sentiamo il servizio. Atti vandalici, come attestano locali quali il Gatto e la Volpe e il Pomodoro, schiamazzi notturni come confermano i residenti in zona Giardini ed altri, e poi la zona di Piazza Lodi che, nonostante le incessanti segnalazioni, presenta sempre gli stessi problemi con bivacchi notturni di sbandati ubriachi che creano evidenti problemi di buon vicinato con i residenti, oltre che di incuria e devastazione. Insomma, il centro non soffre solo dei cassonetti bruciati, il problema è molto più antico e soprattutto lasciato insoluto. La città, in particolarmente nelle ore notturne, niente, non c'è niente da fare, sono in mano a tanti ragazzi, a tanta gioventù, ma anche non gioventù, che fa quello che vuole. Non c'è più rispetto delle regole, non c'è più educazione, tutto è dovuto. Spesso c'è lamentele di fioriere buttate per terra, imbrattamento di muri, di tutto. Quindi ciò vuol dire che la città proprio, non dico che dovrebbe essere controllata come c'è in certe città grandi con l'esercito, con postazioni, però senz'altro bisogna avere un po' più di pugno di ferro, perché così non si riesce ad andare avanti. C'è un problema comunque più ampio di vivibilità sociale, lo dimostrano i negozi chiusi e le vetrine letteralmente abbandonate in pieno centro. Non è solo questione di vandalismi. Certo, bisognerebbe fare una campagna, io ho già chiesto in comune, spesso e volentieri con questa amministrazione, di fare una campagna pro alcol, cioè cercare di limitare l'alcol, questa è alla base di tutto. La cronaca dall'Italia: 104 arresti a Bari e in altre località italiane sono stati eseguiti dai carabinieri del ROS. Si tratta di presunti affiliati al clan mercante di Omeide Capriati. La disposizione è giunta alla direzione distrettuale antimafia che, tramite le indagini condotte, ha documentato anche la disponibilità di armi da guerra e i contatti con altre sigle della criminalità organizzata. Tra gli arrestati anche un membro dell'associazione antiracket e antiusura pugliese.
ha 47 anni ed è di origini calabresi, l'uomo che davanti al pubblico ministero Christian Barilli ha confessato l'omicidio del senegalese Hassane Diallo, ammazzato sabato scorso a colpi di pistola a Corsico. Al gesto l'avrebbero spinto le continue molestie da parte dello straniero la fidanzata dell'uomo, che peraltro ha precedenti per un altro omicidio compiuto da lui nel 1998. Arrestata per favoreggiamento personale, detenzione di armi illegale e possesso di stupefacenti, anche la donna, una 36enne, l'arma del delitto è stata trovata nel suo garage. La cronaca dal mondo: di 3 morti, 214 feriti, il bilancio del terremoto di 6,1 gradi di magnitudo verificatosi a Osaka in Giappone, tra le vittime purtroppo anche una bimba di 9 anni a Takatsuki. Nessuna anomalia è stata segnalata nelle centrali nucleari nipponiche. Si tratta dell'attività sismica peggiore per intensità dal 1923 in zona. Dieselgate, se punto in alto, ora è stato fermato dalla polizia l'amministratore delegato dell'Audi, Rupert Stadler, lo riferisce l'agenzia di stampa tedesca citando fonti Volkswagen. Massimo riserbo da parte delle autorità sulle ragioni del provvedimento, si sa solo che risulta coinvolto nell'inchiesta per frode e falsa certificazione avviata dopo aver individuato sul mercato europeo auto diesel con gas di scarico manipolati. Lo sport: la Russia non è l'Italia, ma certe abitudini sono internazionali e dure a morire. Dai taxi alle consumazioni nei locali, i prezzi in occasione di questi mondiali sono schizzate alle stelle, tutto per spennare i turisti e gli operatori giunti sul posto. A poco sono valsi i pur presenti controlli disposti dalle autorità. Già sono giunte denunce alla polizia da parte di avventori insoddisfatti dai menù più che raddoppiati. Intanto le partite di quest'oggi in calendario sono Svezia-Corea alle ore 14, Belgio-Panama alle 17, Tunisia Inghilterra alle 20. Questo pomeriggio inaugurazione in via del Sale a Cremona della nuova pista ciclopedonale pagata dall'Unione Sportiva Cremonese per collegare la città alle nuove colonie padane. All'evento sarà presente il sindaco Gianluca Galimberti e il presidente grigio-rosso Paolo Rossi. La pista è lunga circa un chilometro. Con questo è tutto per quanto riguarda l'informazione di Crom TV. Grazie per il cortese ascolto e buona prosecuzione.